Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube Una Margherita tra le pagine. È tanto che non pubblico nulla perché ero troppo impegnata in altre cose, ma adesso mi riprometto di recuperare il tempo perduto. Allora, di cosa vi parlo oggi? Un romanzo che si adatta particolarmente alla stagione estiva e è Tre uomini in barca, per tacere del cane sarebbe il sottotitolo. È di Jerome, K. Jerome, un umorista tra i più famosi tra gli umoristi inglesi. Questo libro, il mio gruppo di lettura reale lo conosce molto bene perché diciamo che il gruppo di lettura è nato intorno alla lettura proprio in presenza di questo libro. Il primo embrione del gruppo di lettura era nato proprio per leggere insieme qualche libro e avevamo cominciato proprio da questo. È un libro al quale io sono molto affezionata, l'ho letto tantissimi, tantissimi anni fa, ma di tanto in tanto lo riprendo in mano quando ho voglia di fare qualche sana risata o di tirarmi sul morale e l'ho fatto conoscere così a tante persone. Io stessa l'avevo proprio letto durante un soggiorno in Inghilterra, però l'ho letto in italiano. È una cosa spassosissima, chi non lo conosce è fortemente raccomandato. Vediamo di che si tratta. È una vacanza, fatta sul fiume Tamigi da tre amici, tutti e tre stressatissimi dal lavoro, molto presi e addirittura si sentivano male per la stanchezza eccessiva. E decidono, uno di questi proprio Jerome decide di andare a consultare un'enciclopedia medica per vedere di che cosa si trattava questo suo malessere. Si mette a sfogliarlo, a sfogliarla e scopre di avere proprio tutti i malanni che legge: la febbre gialla, la malaria, il mal di fegato, insomma, le ha proprio tutte. Va dal medico preoccupatissimo. E lo visita il medico e gli passa una ricetta. Lui va con questa ricetta in farmacia e il farmacista la legge e dice: non la posso servire, non troverà niente di quello che c'è scritto qui. Allora lui prende in mano la ricetta e vede che è prescritta una bella vacanza, una bistecca da mezzo chilo tutti i giorni, una passeggiata da 10 km, una pinta di birra la sera, e questa è l'unica cura per il suo malessere. E allora con gli amici decidono di fare questa vacanza sul fiume, decidono di affittare una barca e di percorrere il fiume da un certo punto a un altro. E è anche un'ottima guida turistica per il Tamigi, perché ci sono tantissime notizie storiche, geografiche e di tutti i luoghi che questi tre amici attraversano. E poi ci sono episodi esilaranti e famosissimi, perché non vi sto a leggere l'episodio che riguarda lo zio Podger, perché lo conoscerete tutti, che è questo famoso zio che è incaricato di appendere, cioè lui stesso si prende l'incarico perché nessun altro in casa è in grado di appendere un quadro e poi mette a repentaglio la vita di tutta la famiglia, incarica tutti dei più disparati compiti per appendere questo quadro e lui ne combina di cotte e di crude. Questo è un episodio che è famosissimo e anche inserito in tante antologie oppure citato come episodio comico, no? Particolarmente comico. E comunque veniamo ai nostri tre amici. Decidono dunque, la voce narrante è proprio Jerome, che lui non si cambia nome, ci racconta questa avventura come realmente vissuta da lui. In effetti, lui veramente aveva questi due amici inseparabili, uno è George
E infatti George c'è anche nel libro, e l'altro che viene chiamato Harris in realtà si chiamava Carl, e decidono quindi di fare questo viaggio in barca e di affrontare quindi tutti i preparativi. E vediamo adesso, naturalmente si portano dietro anche il cane di Jerome, che si chiama Montmorency, è un fosterier, che è una peste, e ci sono diversi episodi dedicati a lui all'interno del libro. I preparativi, vediamo, si preparano una sera, preparano tutte le loro valigie, più delle ceste con le vettovaglie e tutte le stoviglie che sarebbero servite per il viaggio. Allora, e vediamo come se la cavano. Harris piazzò il vaso della marmellata di fragole sopra un pomodoro, lo schiacciò e dovettero eliminare i resti del pomodoro con un cucchiaino. Adesso, la prima parte dei preparativi dei bagagli li aveva fatti Jerome, però poi gli altri due stavano lì seduti a guardare. Allora lui a un certo punto ha delegato i preparativi, visto che loro erano più in grado di fare tutto, i preparativi delle stoviglie e delle vettovaglie agli altri due amici, e lui si siede in poltrona e li guarda. Subito dopo venne la volta di George, che mise un piede sul burro. Io non fiatai, mi limitai ad avvicinarmi e mettermi a sedere sul bordo del tavolo a guardarli. Questo li irritò più di qualsiasi cosa avessi potuto dire. Lo sentii, li innervosì e li agitò, per cui cominciarono a pestare varie cose, a collocare altre cose dietro di sé, non riuscire più a trovarle quando le cercavano. Inoltre disposero i pasticci di carne sul fondo delle ceste e vi accumularono sopra cose pesanti, sbriciolandoli. Rovesciarono sale su tutto, e quanto al burro, poi, in vita mia, non avevo mai veduto due uomini combinarne più di loro con la quantità di burro che si può acquistare con uno scellino e 2 pence. Dopo che George era riuscito a toglierselo dalla pantofola, cercarono di metterlo nel bricco. Non volle entrarci, e quel che vi entrò non volle più uscirne. Infine riuscirono a tirarlo fuori raschiandolo e lo misero in una sedia. Poi Harris si mise a sedere sul burro, che gli si appiccicò al fondo dei pantaloni. Invano lo cercarono dappertutto nella stanza. Giurerei di averlo messo su quella sedia, disse Giorgio fissando la sedia vuota. Ti ho veduto io stesso mettercelo meno di un minuto fa, disse Harris. Ricominciarono allora a fare il giro della stanza cercando il burro, poi tornando a incontrarsi nel centro e si fissarono negli occhi. È la cosa più straordinaria che mi sia mai capitata, disse George. Che mistero, disse Harris. Subito dopo, George girò dietro a Harris e vide il burro. Indignato esclamò: Per Diana, ecco dov'era! Dove? Gridò Harris girando sui tacchi. Ma vuoi stare fermo almeno? Accidenti, tuonò George volandogli dietro. Staccarono il burro e lo misero nella teiera. Montmorency partecipava a tutto questo, naturalmente. L'ambizione di Montmorency nella vita è quella di stare tra i piedi e di sentirsi insultare. Se riesce a infilarsi ovunque sia particolarmente indesiderato e dare un fastidio da matti e fare infuriare la gente, sentirsi scagliare oggetti vari sulla testa, allora Montmorency si persuade che la giornata non è stata sprecata. Vedete, il tono è più o meno sempre di questo tipo. Ho fatto molta fatica nel preparare questa chiacchierata con voi, nel scegliere che cosa leggervi, perché veramente è spassoso dall'inizio alla fine, veramente. Poi l'avventura dei nostri amici quindi incomincia con l'imbarco, eccetera, eccetera. Anche lì scene abbastanza comiche del caricare la barca, e poi la vita a bordo è sempre molto divertente, dalla preparazione del tè, che danno dei consigli, che quando si mette a bollire il tè, questo l'avrete vissuto tutti, quando si mette a bollire una cosa bisogna far finta
che non vogliamo che bolla, che non si prepari in fretta, no? E quindi loro girano e pensano ad altro e dicono: hai voglia di te? Ma no, neanche un po'. E aspettare che questo bricco, se ci si comporta così, il bricco bollirà quanto prima, se no si aspetta, impazienti, non succede mai. E questo capita anche a noi quando siamo impazienti, che magari bolla l'acqua della pasta, non è mai pronta. Allora, vediamo, poi ci sono diversi episodi, a parte le parti storiche che, come vi ho detto, vengono narrate, diversi episodi, non so, quando decidono di alzarsi all'alba per fare il bagno e poi appena mettono il naso fuori al mattino che fa un freddo gelato e tutti cercano di convincersi l'un l'altro che devono buttarsi in acqua e nessuno dei tre trova il coraggio a farlo. Poi alla fine Jerome ci cascherà dentro e dirà: ah, è bellissima, perché non venite anche voi? Insomma, è divertente. Adesso vi leggerò un'altra avventura con una scatoletta di ananas. Il fatto che non vi fosse senape rese luttuosa l'atmosfera sulla barca. Mangiamo la carne in scatola senza parlare. La vita sembrava vuota e poco interessante. Pensammo ai giorni felici della fanciullezza e sospirammo. Diventammo un pochino più allegri, tuttavia, mangiando la torta di mele. E quando George pescò nella cesta un barattolo di ananas e lo fece rotolare nel bel mezzo della barca, sentimmo che, tutto sommato, la vita valeva la pena di essere vissuta. Siamo ghiotti di ananas tutti e tre. Contemplammo l'immagine sulla fascetta del barattolo e pensammo al succo. Ci rivolgemmo sorrisi a vicenda e Harry se tenne pronto un cucchiaio. Poi cercammo l'apriscatole, frugrammo nella cesta tirando fuori tutto quello che conteneva. Vuotammo le valigie, sollevammo le assi dal fondo della barca, portammo ogni cosa a riva e la scrollammo. Non riuscimmo a trovare l'apriscatole. Harris cercò allora di aprire il barattolo con un temperino, ma ne spezzò la lama e si fece un brutto taglio. Poi ci provò George con un paio di forbici e le forbici volarono per aria e per poco non gli cavarono un occhio. Mentre quei due si bendavano le ferite, cercai di forare il barattolo con l'estremità appuntita della gaffa, ma la gaffa scivolò, mandandomi a finire tra la barca e l'argine in 60 centimetri d'acqua melmosa, mentre il barattolo rotolava via intatto e rompeva una tazza da tè. Allora ci infuriammo tutti e tre. Portammo quel barattolo a riva. Harris arrivò fino a un campo coltivato e trovò una grossa pietra tagliente, mentre io, risalito sulla barca, tiravo giù l'albero. Poi George tenne fermo il barattolo e Harris tenne il lato affilato della pietra su di esso. E io, dopo aver sollevato l'albero il più possibile e dopo aver chiamato a raccolta tutte le mie energie, lo abbattei sulla pietra. Fu il cappello di paglia a salvare la vita a George quel giorno. Egli lo conserva ancora, quello che ne rimane. E nelle serate invernali, quando gli amici raccontano, esagerando, i pericoli attraverso i quali sono passati, va a prenderlo. Lo porta giù facendolo passare di mano e rievoca una volta di più l'emozionante episodio con aggiunte sempre nuove. Harris la cavò con una ferita superficiale. In seguito afferrai io stesso il barattolo e lo martellai con l'albero fino a non poterne più essere sfiatato. Dopodiché fu la volta di Harris. Lo appiattimmo, tornammo a renderlo rotondo a furia di colpi, lo deformammo in tutte le forme note alla geometria, ma non riuscimmo a forarlo. Fu allora Giorgia ad aggredirlo e lo ridusse a una forma talmente strana, irreale, ultraterrena per la sua mostruosità che si spaventò e mollò l'albero. Poi sedemmo tutti e tre sull'erba intorno al barattolo e lo contemplammo. Sulla parte superiore aveva una profonda intaccatura che sembrava in tutto e per tutto un sogghigno beffardo. Quel sogghigno ci esasperò a tal punto che Harris si avventò sul barattolo, lo afferrò e lo scagliò lontano al centro del fiume, mentre affondava,
Lo maledicemmo a gran voce. Poi salimmo sulla barca e ci allontanammo a remi da quel posto. Così ha fatto la fine il barattolo di Ananas. Ma non è l'unica esperienza culinaria. Vediamo qui quando si cimentano a cucinare loro. Decidono di fare uno stufato. George disse che era assurdo mettere quattro sole patate in uno stufato irlandese e pertanto ne lavammo un'altra mezza dozzina o più e le mettemmo nella pentola senza sbucciarle. Aggiungemmo inoltre un cavolo e circa un paio di chili di piselli. Giorgio rimestò ogni cosa, poi disse che restava ancora parecchio spazio libero, per cui capovolgemmo entrambe le ceste, prendemmo tutto quello che vi si trovava, tutti gli avanzi e mettemmo ogni cosa nello stufato. Restavano ancora mezzo pasticcio di carne di maiale e un pezzo di pancetta bollita fredda che aggiungemmo al resto. Poi Giorgio trovò un mezzo barattolo di salmone e vuotò anche quello nella pentola. Disse che era quello il vantaggio dello stufato irlandese, consentiva di sbarazzarsi di un sacco di avanzi. Io scovai un paio di uova che si erano screpolate, le mettemmo nello stufato. Giorgio disse infatti che avrebbe ispessito il sugo. Non ricordo adesso gli altri ingredienti, ma so che nulla andò perduto. E rammento che Montmorency, il quale aveva seguito con grande interesse questi preparativi, si allontanò in ultimo con un'aria seria e riflessiva e quando tornò pochi minuti dopo aveva in bocca un topo morto che evidentemente intendeva offrirci quale suo contributo alla cena. Non so se con intenzioni sarcastiche o con il desiderio sincero di rendersi utile. Discutemmo per stabilire se il topo dovesse finire o meno nello stufato. Harris disse che secondo lui, mescolando tutto il resto, sarebbe stato ottimo e che ogni piccola cosa giovava. Ma George si richiamò ai precedenti. Non aveva mai sentito parlare, dichiarò, di topi di fogna nello stufato irlandese. Preferivo stare sul sicuro e non azzardare esperimenti. Harris disse: se non si prova mai niente di nuovo, in quel modo si può stabilire com'è. Sono gli uomini come te a ostacolare il progresso del mondo. Pensa chi mise alla prova per primo le salsicce tedesche. E così lo stufato irlandese ebbe un successo enorme, ma fu un po' duro da digerire. Adesso vi leggo un'ultima cosa, anche se penso di avervi convinto che questo è un libro abbastanza divertente da leggere. Un ultimo episodio. I tre amici, invece ce ne sono decine divertenti, ma i tre amici di solito dormivano a bordo e scendevano a volte per pranzare in qualche locanda oppure, se il tempo era inclemente, andavano a dormire sulla terraferma. E in questo caso avevano deciso di andare a cenare in una locanda. E allora, adesso vi leggo di questo episodio perché è molto divertente. Il nostro sguardo si posò infine su una vetrinetta polverosa, collocata molto in alto sopra il caminetto e contenente una trota. Mi affascinò alquanto quella trota perché era un pesce mostruoso, in effetti a prima vista la scambiai per un merluzzo. Ah, fece l'anziano gentiluomo seguendo la direzione del mio sguardo. Bel pesce, no? Davvero eccezionale, mormorò io. E Giorgio domandò al vecchio quanto potesse pesare secondo lui. 9 kg e 200 grammi, rispose il nostro amico alzandosi e togliendo il cappotto dall'attaccapanni. Sì, continuò. Saranno 16 anni, il 3 del prossimo mese che la portai arriva. La presi subito sotto il ponte con un pesciolino come esca. Mi avevano detto che si aggirava nel fiume e io giurai che l'avrei presa e ci riuscii. Non se ne vedono molti da queste parti al giorno d'oggi di pesce di quelle dimensioni, credo. Buonanotte, signori, buonanotte. E uscì e ci lasciò soli. In seguito non riuscimmo più a distogliere gli occhi da quel pesce, era davvero una gran bella trota. La stavamo ancora contemplando quando lo spedizioniere del posto, appena entrato nella locanda, si presentò sulla soglia della stanza con un boccale di birra in mano e contemplò a sua volta il pesce. Una trota davvero grossa quella, disse George voltandosi verso di lui.
Ah, può ben dirlo, signore, esclamò l'uomo. Poi, dopo una sorsata di birra, soggiunse: Forse loro non erano qui, signori, quando venne pescata quella trota. No, gli dicemmo. E spiegammo di non essere di quelle parti. Ah, fece lo spedizioniere, allora si intende, come potevate essere qui? La pescai quasi 5 anni fa, quella trota. Ah, sicché fu lei a pescarla, dissi io. Sì, signore, rispose il cordiale individuo. La presi subito a valle della Chiusa, o meglio, dove si trovava allora la Chiusa, un venerdì pomeriggio. E lo straordinario è che la presi con una mosca. Era andata a pesca di luci, Dio vi benedica, senza nemmeno sognarmi una trota. E quando vidi quell'enorme pesce all'estremità della lenza, il diavolo mi porti se non fui colto di sorpresa, pesava 13 chili. Beh, buonanotte, signori, buonanotte. 5 minuti dopo un terzo uomo entrò e descrisse come avesse pescato la trota, con un'arborella come esca. Poi uscì e questa volta fu un individuo flemmatico dall'aria solenne di mezza età a entrare. Andò a sedersi accanto alla finestra. Per qualche tempo nessuno di noi parlò, ma in ultimo Giorgio si rivolse al nuovo arrivato e disse: Le chiedo scusa, ma vorrà perdonare, spero, la libertà che noi due, non essendo affatti di queste parti, ci stiamo prendendo. Il mio amico qui e io le saremmo obbligatissimi se volesse raccontarci in che modo pescò quella trota lassù. Oh bella, e chi vi ha detto che la pescai io? Fu la domanda stupita dell'uomo. Rispondemmo che non ce l'aveva detto nessuno, ma che per un motivo o per l'altro ritenevamo istintivamente di riconoscere in lui l'autore dell'impresa. Beh, straordinario, straordinario davvero, disse il flemmatico sconosciuto ridendo, perché in effetti loro hanno proprio ragione. La pescai io. Ma che strano da parte loro essere riusciti a indovinarlo, santo cielo, è proprio stupefacente. Poi continuò e ci disse di aver impiegato mezz'ora per portarla a riva e raccontò che gli aveva spezzato la canna. Soggiunse infine di averla pesata accuratamente una volta arrivata a casa. La bilancia aveva segnato 17 chilogrammi. Se ne andò a sua volta, quando se ne fu andato, venne da noi il proprietario della locanda. Gli riferimmo le varie storie che avevamo ascoltato a proposito di quella trota e lui parve immensamente divertito e ridemmo tutti di cuore. Oh bella, eccetera, eccetera, dice, non sono stati per niente loro. Figurarsi, sarebbero proprio i tipi quelli da darla a me, da permettermi di esporla nel mio albergo se l'avessero pescata loro. E ci narrò poi la vera storia del pesce. Sembrava che lo avesse preso lui stesso molti anni prima, quando era ancora un ragazzo, e non come una qualsiasi arte o abilità, ma per uno di quegli inspiegabili colpi di fortuna che capitano a un ragazzo quando marina la scuola e va a pescare in un pomeriggio assolato, servendosi di un pezzo di spago legato a un albero. Disse che portando a casa quella trota, si era evitata una sculacciata e persino, a detto del suo maestro, essa valeva tutti i compiti messi insieme. In quel momento il proprietario della locanda venne chiamato e Giorgio e io tornammo a volgere lo sguardo verso il pesce. Si trattava davvero di una trota stupefacente. Più la contemplavamo e più ci colmava di meraviglia. La trota entusiasmò Giorgio a tal punto da indurlo a salire sulla spalliera di una sedia per guardarla meglio. Poi la sedia scivolò e George si avvinghiò freneticamente alla vetrinetta per salvarsi. La vetrinetta piombò giù di schianto e George e la sedia finirono su di essa. Non avrai rovinato il pesce per caso? Gridai allarmato, accorrendo. Spero di no, disse George, rialzandosi con cautela e guardandosi attorno. Ma era così, invece. Quella trota era andata in 1.000 pezzi. Dico 1.000, ma forse erano soltanto 900, non li contai. Ci parve strano e inspiegabile che una trota imbalsamata avesse potuto rompersi in un così gran numero di piccoli pezzi. E sarebbe stato davvero una cosa strana e inspiegabile se si fosse trattato di una trota imbalsamata, ma non lo era. Era una trota di gesso. E quindi la vanagloria dei pescatori è stata smascherata. Benissimo, io direi che vi ho dato un'idea. Di quello che è questo libro, ve lo consiglio caldamente e a risentirci presto.
Questo fa parte della collana dei libri da non dimenticare, anche se è un classico, molto datato, però vale sempre la pena di leggerlo. Ciao a tutti e a presto!